Il meglio degli eventi sportivi. Con Claudio Bettaz parliamo del Palio Sportivo 2022 a Castellamonte, tre giorni intensi dove la popolazione di tutte le età è stata coinvolta. Parliamo con te appunto e tracciamo un bilancio di questo evento che tra l'altro è stato salutato anche da giornate bellissime sotto il punto di vista meteo. Sì, era importante ripartire dopo due anni di stop, abbiamo cercato di ricreare l'atmosfera degli antichi pali dei rioni degli anni 80, quest'anno essendo ancora in piena pandemia nel periodo invernale siamo partiti un po' in ritardo e quindi abbiamo concentrato le attività in tre giorni, però c'è stata una buona risposta da quasi tutti i rioni e c'è stata tanta gente, dai bambini agli adulti, che si è divertita, si è messa in gioco, che si è ritrovata in piazza per un momento sportivo. Niente di questo sarebbe stato possibile senza l'aiuto di Un Dono per Castellamonte. Luca Chiartano, Marco Chiartano soprattutto, hanno avuto tre giorni intensi per poter gestire tutte le attività. Tra l'altro, come hai anticipato, si arriva da due anni molto difficili, quindi anche un evento di questo tipo permette a Castellamonte, al Canavese in generale, di ripartire. Sì, noi abbiamo tutti voglia di ripartenza, quindi ci si rimette subito in gioco, ci si rimette sotto. Questo evento è importante per noi soprattutto per creare comunità. Dopo due anni di distanziamento, dopo due anni di riunioni online, dopo due anni di distanze forzate, è bello ritrovarsi tutti in piazza. C'è chi vince, c'è chi perde, ma l'importante è trovarsi e divertirsi in ogni disciplina. Partecipare è fondamentale e anche importante coinvolgere i giovani, tante, come hai detto anche prima e hai sottolineato, quanti sono stati i giovani che hanno comunque alla fine partecipato a questo evento. E i giovani fanno anche un tifo sfegatato, oltre ad essere dei campioni, quindi questo è il bello del Palio, tante magliette di colori diversi, ma l'obiettivo comune è ritrovarsi e divertirsi. Con Luca Chiartano, anche con te, parliamo del Palio Sportivo dei Rioni, grande successo, tanta partecipazione, tanta gente in piazza e non solo, quindi significa che la voglia di ripartire, di fare qualcosa di bello c'è. Ma sì, non era semplice l'inizio, non è stato proprio facile perché bisognava ripartire, ricominciare a spiegare alle persone di ritrovarsi, di raccogliersi. Purtroppo dopo questi anni di pandemia bisognava proprio andare casa per casa a cercare gli sportivi. È stato un lavoro non facile, per qualche rione più semplice, per qualcun altro un po' meno, ma era fondamentale trovarsi e ricominciare a vivere insieme, e questa festa che stiamo facendo qua adesso è la dimostrazione che comunque il risultato è stato quello che ci aspettavamo. Vinca chi vinca, non lo so ancora chi avrà vinto, ma noi quello che era, premeva soprattutto, era proprio solo riportare le persone a conoscersi, a frequentarsi, a fare anche dello sport, ma lo sport sano, dove non importa solo vincere, ma è fondamentale divertirsi, e mi sembra che è stato così un po' per tutti. Dicevi prima, l'importante non è tanto chi ha vinto, ma di fatto hanno vinto tutti quelli che si sono presentati. Certo, quello assolutamente sì. Guarda, io sono del Sangrato che ha vinto le due scorse edizioni, ma spero vivamente che quest'anno abbia vinto qualcun altro, perché ci sono stati dei rioni che veramente hanno dimostrato di essere stati capaci di raccogliere attorno a questi tre giorni un bel gruppo di giovani con lo spirito giusto, e quindi sarebbe stato bello premiare tutti, e un po' questo sarà, se voi vedrete la premiazione finale, un po' lo spirito di tutto. Però ci sarà un rione che vince e gli altri che si prepareranno per la prossima edizione.
degli eventi sportivi.